se solo pronunci il fogazzaro tutti hanno una brutta idea. Gli studenti non ne parlano volentieri poi, perché hanno paura che se si scopre la cosa possono perdere il diploma. Un liceo privato a Lugano dove si può ottenere la maturità facilmente. Io ero preoccupato, dicevo, ma devo preparargli le lezioni. Non ti preoccupare, tanto poi vanno tutti a Napoli, dicevano così gli altri docenti. Due articoli nel luglio scorso lanciano una domanda. Perché studenti ticinesi vanno a fare la maturità a Napoli? Di seguito un'interrogazione in Gran Consiglio chiede spiegazioni al Dipartimento dell'Educazione. Una ha detto, se qui esplode la bomba ci siamo tutti dentro. E l'altra ha detto, sì, ma noi non c'entriamo nulla. E l'altra, che poi erano due personaggi abbastanza particolari, ha detto, no, noi siamo complici. A cosa si stava riferendo? Ai famosi esami di Pomigliano. Gentile redazione di Falò, siamo un gruppo di docenti di Lugano. Da tempo siamo confrontati con studenti che continuano a parlare di un istituto privato di Lugano dove è facile ottenere la maturità. È ora di fare qualcosa. Sto facendo un lavoro sull'istituto Fogazzaro e mi risulta che suo figlio abbia frequentato questo istituto, è vero? Ma perché dovrei parlare di queste cose? Perché mi risultano delle circostanze che mi piacerebbe chiarire. Potremmo vedersi per parlarne? Ma francamente sono cose che non la riguardano proprio. Finora solo voci, sospetti, tra imbarazzo e indifferenza. Maturità light, diplomi col trucco all'Istituto Fogazzaro di Breganzona? Chi la metterebbe peraltro contro il proprio interesse? Eppure, con un notevole coraggio, c'è chi rompe il silenzio. Ex studenti, più o meno ignari genitori ed ex docenti dell'istituto. Hanno accettato di parlarne a condizione del completo anonimato e le testimonianze che sentirete sono state ricostruite. Io ci sono stata 2 anni fa, il 2015-2016. Ho fatto i primi anni in liceo cantonale e poi ho lasciato per problemi personali. E per non perdere altri 2 anni, con i miei genitori abbiamo deciso di prendere questa strada e di fare il Fogazzaro. Io al Fogazzaro ho fatto 1 anno, l'anno passerella. Ho visto che comunque i ragazzi che sono lì, molti facevano come me, per completare il loro corso di studi con alcuni anni già fatti al liceo. L'anno passerella è un anno di recupero che permette agli studenti con maturità professionali di completare la loro formazione per iscriversi all'università. Al Fogazzaro, a questo anno speciale, sono iscritti più della metà degli studenti di tutto l'istituto. Mio figlio, per accedere all'università, doveva fare 1 anno passerella. E quel che offre il cantone è molto limitato rispetto alla richiesta, così non resta che rivolgersi a questi istituti privati. Il Fogazzaro mi permetteva di evitare il latino e così ci siamo decisi. Diciamo, le voci sul Fogazzaro le avevo sentite anch'io, ma non avevo mai avuto testimonianze dirette. Mia figlia ha fatto le scuole primarie secondo il sistema italiano e poi ha provato in altri licei qui a Lugano. Poi ha avuto alcuni problemi, non aveva le medie richieste. E poi vabbè, l'abbiamo iscritta al Fogazzaro perché noi volevamo una scuola italiana. Scusate, fate il liceo? Posso farvi una domanda? Sono un giornalista di Falò. Sto facendo una cosa su un istituto scolastico qui di Lugano. Si chiama Istituto Fogazzaro. Voi lo conoscete? Sì. Fogazzaro, sì. Che idea avete? Diciamo che forse passi facilmente. Dopo vai a fare l'esame a Napoli. Ah sì, che giù a Napoli si può fare, che danno i risultati se si paga. Io ho sentito. L'Istituto Fogazzaro è stato fondato nel 1996 come scuola tecnica. Dal 2012, con autorizzazione cantonale, è diventato un liceo privato che prepara alla maturità italiana. 80-90 iscritti che ogni anno devono andare in Italia a sostenere gli esami presso un liceo pubblico o privato parificato, vale a dire autorizzato a rilasciare dei diplomi di Stato. Al termine, i privatisti ticinesi ottengono una maturità dell'Istituto Italiano, diploma che è riconosciuto anche nelle università svizzere in virtù degli accordi bilaterali. Questo è quanto da un profilo formale. In realtà, ecco cosa raccontano del Fogazzaro 2 ex docenti. C'era una decina di ragazzi che andavano tra Varese, Milano e Como a fare l'esame. Quindi c'era anche chi doveva studiare e chi era bravo.
Ma la rimanenza, che erano una sessantina, settantina di ragazzi, andavano tutti a Napoli, a Pomigliano d'Arco. Le assenze erano parecchie. Io, ci sono alcuni alunni che non ho neanche mai visto. Cioè, i ragazzi si iscrivono, ma non tutti sono proprio interessati allo studio. Diciamo che si iscrivono in questa scuola perché è una strada un po' più facilitata, cioè anche senza impegno hanno la possibilità di ottenere un diploma. Ma ne parlavate mai di tutta questa situazione fra voi colleghi? Era una grande questione, certo che ne parlavamo, però alla fine, anche se ci si diceva no, questo è l'ultimo anno che lavoro qua, poi alla fine per un motivo o per l'altro ci andava bene anche noi, lo ammetto. Quali sede d'esame, il Fogazzaro offre formalmente diverse possibilità. Como, Varese, Busto Arsizio, come fa anche un altro istituto privato a Lugano. Ma unico sulla piazza luganese, il Fogazzaro propone anche la sede di Pomigliano d'Arco, provincia di Napoli, a più di 850 chilometri da Lugano. E qui sorge una domanda: perché? Domanda che volevamo porre ai responsabili del Fogazzaro, ma hanno preferito rispondere con una presa di posizione scritta, vale a dire senza la possibilità di replica. Cosa dicono? L'Istituto Fogazzaro raccoglie le preferenze dei propri studenti e le invia agli uffici scolastici regionali. Quindi il Fogazzaro dice di non aver nessuna responsabilità nella scelta della sede d'esame, che dipende unicamente dagli studenti e dalle famiglie. Ma ragazzi e genitori ci dicono una cosa ben diversa. Puoi decidere di andare a Como, a Bergamo, ma in pratica tutti vanno a Napoli. Alla fine dell'anno ti chiedono loro dove vuoi fare gli esami, ma tutto va in automatico. E tu sei andato a Napoli, a Pomigliano d'Arco? Sì, come tutti. Quando la direttrice inizia a parlare della certificazione dell'esame, dice: allora poi ci sarà l'esame, la sede storicamente è Napoli. Quando io sono venuto a fare il colloquio la prima volta per vedere com'era la scuola, eccetera, lei mi ha detto che la sede d'esame poteva essere Como, poteva essere Varese, poteva essere Napoli. L'aveva citata, però non è che mi ha detto è Napoli. No, e lei mi dice: non abbiamo mai iscritto nessuno a Varese. In realtà è che noi come gli altri ci siamo trovati imbrigliati con l'esame a Napoli. Cioè, Formalmente ti danno altre possibilità, ma tutti sanno che a Napoli sei sicuro di passare. Degli amici mi hanno detto che a Napoli ottieni le soluzioni e quindi, cioè, è quasi regalato. Scusa, ma queste cose chi te le ha spiegate? Il vice direttore. Lui consiglia sempre la strada di Napoli. E quando sono andata alla riunione con mio papà, sia io che mio papà sapevamo già un po' com'era, ma non mi immaginavo come poi era realmente. Però lui ce l'aveva presentata come una cosa molto seria. Per capirci, su 10 studenti del Fogazzaro, in proporzione quanti di questi vanno a fare gli esami a Napoli e quanti di questi invece restano nel nord Italia, Como o Varese? Se devo dire su 10, uno. Uno in Nord Italia e 9 a Napoli. Io avevo sentito di 2, cioè solo 2 che erano andati a Varese. Il resto? Pomigliano. Quindi, tanto estranea la direzione del Fogazzaro dalla scelta delle famiglie della sede d'esame, non sembra. Resta comunque un passaggio strano. Alternative tra Italia settentrionale e centrale ce ne sarebbero. È lontana, scomoda, ma non solo, è anche la più cara. Nelle altre sedi d'esame, a Como, a Varese o a Busto Arsizio, quanto costano normalmente, secondo te, gli esami? Più o meno 600 euro. Di solito fanno pagare 30 euro quelle statali, solo per il materiale. Però quelle private possono decidere il prezzo. Un anno passerella con esami a Napoli costa invece 15.000 franchi più o meno. Il pacchetto comprende 3 viaggi d'andata e ritorno a Napoli, più vitto, alloggio ed extra per 10 giorni, più 8.500 franchi di retta annuale, più quota d'esame di 3.000 euro. 3.000 euro, peraltro, pagati con una modalità alquanto inusuale rispetto ai bonifici o ai pagamenti sul posto in uso nei licei pubblici o privati di Como o Varese. Noi abbiamo dovuto portare a scuola questi 3.000 euro da dare a questo signore che era arrivato da Napoli a prenderli al Fogazzaro in una valigetta e poi lui se n'è andato. Si fa una busta con le banconote di euro e li si consegna alla direttrice e ad un signore della scuola di Napoli che viene a prenderli. Girava questa voce che arrivava questo signore coi capelli rossicci. A un certo punto arriva un signore con questa valigetta nera, si mette in un'aula e riscuote la tassa d'esame.
E vi rilasciava anche una ricevuta? Sì, mi sembra di sì. 3.000 euro per alcune decine di studenti, una bella somma in bigliettoni, che al rientro in Italia difficilmente poteva passare la frontiera visto il limite all'importazione di 10.000 euro in contante. Dove andavano a finire quei soldi? Strano che al Fogazzaro sia sfuggito anche questo particolare. Riassumendo, la maggior parte degli studenti del Fogazzaro va a sostenere gli esami di maturità a Pomigliano d'Arco, nella sede più lontana, più scomoda e più costosa. Ma per quale motivo? E deve essere un buon motivo. Difficile a questo punto che non sorgano domande sospetti sull'istituto di Breganzona, che nella sua presa di posizione ci fa sapere che, citando la risposta all'interrogazione parlamentare Galeazzi, per il Dipartimento dell'Educazione è tutto in regola. Ma le nostre domande, il responsabile dell'insegnamento medio superiore cantonale dice qualcosa di diverso. Ma trattandosi di istituti non riconosciuti, la sezione dell'insegnamento medio superiore non ha nessuna autorità ad operare una vigilanza su questi istituti. In sostanza, questi licei devono ottenere un'autorizzazione ad esercitare dal Consiglio di Stato. Si verifica che i potenziali docenti abbiano i titoli di studio professionali necessari per l'insegnamento e si verifica l'idoneità degli spazi dal punto di vista sanitario. Niente però che verifichi il funzionamento dell'istituto, la didattica e tantomeno i diplomi che sono rilasciati in Italia. A questo punto le nostre domande si spostano su Pomigliano d'Arco, dove si trovano una quantità di licei privati, tra questi anche quello di riferimento del Fogazzaro, vale a dire l'istituto Giuseppe Papi. Istituto Papi, buongiorno. Buongiorno, parlo con l'istituto Papi? Sì, salve. Buongiorno, sono Gianni Gaggini, sono giornalista della TV svizzera. Avrei bisogno di parlare con la direttrice, per cortesia. In questo momento non trova nessuno. Perché ho telefonato ieri, mi hanno detto la stessa cosa. Non c'è nessuno che fa le sue veci in questo momento in sede? No, in questo momento no. Va bene, la ringrazio. Arrivederci. Chi magari andava con il ragazzo, chi con degli amici, chi con i genitori. Io sono sempre andato giù da solo, senza la famiglia. Eravamo più o meno una quarantina. Avevamo organizzato il viaggio con il vice direttore. Lui ti consiglia, ma sta a te organizzarti. Ci ha fornito il nome di alcuni hotel vicini alla stazione di Napoli. Erano 3 giorni a maggio, più tra una cosa e l'altra, una settimana a giugno, e poi 1 o 2 giorni per l'orale. Hotel Garibaldi sicuro, c'era il Virgilius Billia, l'hotel Ideal dove siamo stati in gran parte o l'hotel Potenza che sono vicinissimi. È importante perché per trasferirci a Pomigliano la mattina degli esami ci riunivamo tutti in piazza Garibaldi e partivamo tutti assieme verso la scuola. Ci hanno detto degli studenti che vengono qui verso... Molto spesso? Cioè, nel senso, quando è periodo di esame, insomma. Sì, vengono spesso. E di cosa ha bisogno, così proviamo, insomma? Ho bisogno di sapere se vengono qui. Ne convengono, mi confermano che vengono qui. Mi pare di sì, ci sono stati dei ragazzi. Dalla Svizzera, sì. Alcuni vengono singolarmente, altri vengono a gruppi. Sì, ma che mi è richiesta perché vengono questi ragazzi qua a Pomigliano? Penso che forse sia più semplice qua di diplomarsi. Penso che sia quella la risposta. Pronto? Sì, chi è? Istituto Papi, buongiorno. Sono un giornalista svizzero, Gianni Gaggini, della TV svizzera. Cerco la direttrice, per cortesia. All'istituto Papi sembra proprio non abbiano fretta di incontrarci. In attesa, cercando in rete, troviamo alcune recensioni molto interessanti. Una di queste parla addirittura di esami truccati e della presenza in quella scuola di studenti svizzeri lì per fare gli esami di maturità.
E a questo punto non ci resta che andare all'Istituto Papa. Adesso. Buongiorno. La direzione? Cercavo la direttrice, per cortesia, Gianni Gaggini. No, guardi, non c'è in questo momento. Perché la cerco da qualche giorno. Vengo dalla Svizzera per questo. Ho capito, no, per adesso non ho a chi indicare. Stamattina ho telefonato, ma avete appeso il telefono. Per la verità non so quando verrà e né con chi posso farla parlare. Se aspetta un momento... Sì, aspetto qui, grazie. Siete venuti per gli esami? No, già fatto. Già fatto? Nell'atrio incontriamo una madre, una ragazza col trolley. Tentiamo di avvicinarle, ma subito interviene una dirigente dell'istituto. I ragazzi svizzeri. Ah, la direttrice? No, non sono la direttrice. Buongiorno. Che cosa desidera? Gianni Gaggini. Non può disturbare le alunne. Siamo venuti per rivolgere alcune domande sui ragazzi che vengono da Lugano attraverso l'Istituto Fogazzaro. Allora, ma perché sì. Tutto questo interesse? Molto semplice, perché sono ragazzi privatisti, certo, i quali possono scegliere di andare dove vogliono. Giunta, e le famiglie sono coscienti di dove vengono questi ragazzi. Ecco, e si trovano bene, si trova. Sia come spesa. Perché fanno dei bonifici tranquilli, sì. Quindi è tutto tranquillo, cioè mi suggestiono un po' questo voler cavillare su qualcosa di pulito. Dopo il preambolo andiamo al sodo. Perché tanti studenti svizzeri vengono a Pomigliano a far la maturità? Potevano andare pure a Reggio Calabria, potevano andare a Siracusa. Ecco. Prima di tutto c'è una storia di questo istituto che è trentennale, per cui anche chi porta cerca la serietà, la guida per i ragazzi, che non si trovino sbandati, che si trovino in un tugurio. Il problema è che è noto a Lugano che gli studenti vengano qui e ottengano le risposte durante gli esami. Allora, sarebbe uno sbaglio non dire queste cose. Posso dire, io sto parlando in questo momento. Lei è papà? Sì. Oh, e io sono una mamma. Se lei vede un ragazzo in difficoltà, che cosa fa? No, stiamo parlando. Papà, mamma, ma di cosa stiamo parlando? Qui non sono esami facili, ma facilitati, con tanto di risposte non sotto banco, ma sopra il banco. Consegnate alla. Non esiste proprio. Non esiste proprio. Le risulta che siano mai stati bocciati dei ragazzi svizzeri qui? No. Bocciati interni, dei nostri sì. Sì. È venuto per gli svizzeri. Sì. Allora, sì. Ah, ecco. E sono eccellenti. Grazie, gentilissimo. Grazie. Arrivederci. Io mi sto chiedendo come mai da Lugano si viene a Pomigliano d'Arco. Ma questo non lo devi chiedere a me, perché ci sono delle dinamiche strane nella vita. I giovani che partono da qui e vanno a Milano, da Milano vanno a Lugano, da Milano vanno altrove, quindi... C'è questa migrazione culturale, direi. Noi abbiamo diplomato pure dei famosi calciatori. Chi? In quell'occasione chi? C'è stata la televisione, ma non ci ha dato questa angoscia come la no, fatta lei. Che... Cioè, che cosa vuole chiedere più? Se esistiamo. D'accordo. Non può dire in Svizzera. A me risulta che l'Istituto Papi abbia una procedura di sospensione della paritarietà. Ma chi gliel'ha detto? Ma vada a chiedere, ma chi gliel'ha detto? Il ministero. Il ministero ha detto che anche noi documenti. Abbiamo... Ma quando mai? Nel 2017. Mai? Faccio parlare con l'avvocato. Bene. A questo bene. Punto. D'accordo. Allora, a questo punto scriva quello che vuole. Se la sua intenzione è partito dalla Svizzera per demolire questa scuola, la quale istituzionalmente da 30 anni non sta in parità e vive, allora lo scriva. Ma basta. Ma io... No, grazie, scusi, non volevo... Arrivederci. Una volta che chiudevano le porte, gli insegnanti a Napoli dicevano: ragazzi, in questi fogli che noi abbiamo ci sono tutte le risposte.
Però se arrivano i controlli sono vostre le responsabilità. Poi non dovete copiare tutto, dovete copiare solo il minimo perché abbiate la sufficienza. In un esame di maturità in Italia i test sono uguali per tutti e le commissioni sono composte da 3 professori interni all'istituto, 3 esterni e un preside esterno nominato dal Ministero. Negli iscritti lì sei quasi obbligato a prendere il foglietto, le soluzioni in poche parole. C'erano le domande di scienze e allora ti passavano i foglietti con le soluzioni. Dovevi fare in fretta e scrivere. E chi te ne passava queste soluzioni? I docenti. I professori giravano ad aiutare. Le soluzioni che ci davano rispettavano le file come se fossero preparate fila per fila. Tra le risposte c'erano anche degli errori, in modo da non esagerare. Erano delle tracce e si figuri che una delle docenti del Papi mi stava obbligando a copiarlo. Da quel che ho visto gli esterni si lamentavano, ma secondo me è un po' tutto un teatrino. Un foglio piegato. Fai in fretta, hai 5 minuti. Anche lasciando il foglio tutto in bianco, alla fine sono riuscita a passare lo stesso. Boh, qualcuno ci avrà messo le risposte. Ed erano i docenti interni del Papi che facevano questo? Sì, questo sì. Ci facevano le domande più semplici possibili. E sapevi già cosa ti aspettava, però viverlo in quel momento, dici, sembra una scena quasi comica. Questo è quanto ci hanno raccontato alcuni ex studenti del Fogazzaro che hanno sostenuto gli esami di maturità a Pomigliano. Fatti, circostanze e metodi che ci conferma sul posto anche una persona vicina all'Istituto Papi. Questo è semplice, questo lo fanno tutti questi privatisti che vendono gli esami di maturità. Se gli danno un foglietto, corruzione dei commissari esterni, o con il commissario va a fumare un po' una lunga sigaretta di 3/4 d'ora, un'ora. Loro hanno aggancio al provveditorato, quindi si fanno mandare il docente così. Qualche volta è capitato che il commissario sia onesto e serio e quindi lo hanno convinto, oppure si boccia. Se c'è bocciatura è gratis, se le danno loro. Fantasie? Non proprio, se nel 2017 il Ministero Italiano dell'Educazione, attraverso il provveditorato della Campania, ha deciso di intervenire. Al Papi le ispezioni esterne avevano rilevato la mancanza e l'incompletezza dei requisiti fondamentali. Perciò veniva decisa la sospensione della paritarietà, quindi della possibilità del Papi di rilasciare le maturità. E quanto negato in modo assoluto dalla dirigente dell'Istituto di Pomigliano, lo ricordate? Una misura pesante alla quale il Papi ha fatto ricorso e il Ministero un controricorso. Perciò la partita legale è pendente. Volevamo capire quali erano i motivi precisi della sanzione del Ministero. Per questo, preso il coraggio, ci siamo tuffati negli uffici dell'amministrazione scolastica di Napoli. Impresa assai difficile, ma non abbiamo perso le speranze. Il problema è che non c'è, ha degli appuntamenti esterni. Per essere ricevuti ci vuole la grazia del santo, eh. Allora faccio un'offerta. A un'offerta a chi? A me, che io ci metto i fiori. Se non mi dice ci metto male, però e mi fai un regalo. Perfetto, grazie. A Pomigliano, la strana concentrazione in città di istituti privati più o meno probabili e degli esami facilitati sono un segreto di Pulcinella. Popolazione e autorità comunale, con in testa un sindaco al suo sesto mandato, sembrano conviverci senza tanti problemi. Io ho sentito questa notizia di giornalistica, sono rimasto anche un poco, come dire, meravigliato. Ma non tanto perché ci sia il diplomificio, quanto perché vengono dalla Svizzera. Mi è sembrato un poco strano. Perché? È perché il paese che per antonomasia è un paese illibato, diciamo così, e utilizzare questa forma un poco anomala mi è sembrato un poco strano. Ripeto, il diplomificio in una città del sud d'Italia si capisce. Ma che questo venga utilizzato dagli svizzeri si capisce un po' meno. Se è di dominio pubblico, ma il provveditorato agli studi che fa, scusi? Lei qualche incontro con il provveditorato dovrebbe farlo. Abbiamo chiesto. Sarà difficile che l'avrà.
Perché? Perché credo che qualche po' di responsabilità da parte loro ci sia. Ricci Giacomo, assente. De Falco Dario, assente. Busiello Maria, assente. Esposito Salvatore, assente. Cioffi Salvatore, assente. Russo Giovanni, assente. Toscano Angelo, assente. Con 13 presenti e 12 assenti, la seduta è valida. Durante il periodo degli esami quello che si vede è che si blocca una strada. Cioè? Nel senso che c'è più traffico di ragazzi che vanno quindi per la maturità, i genitori che li accompagnano, si vede, no? Si aprono questi cancelli di istituti parificati e il numero è elevato di ragazzi che entrano, che quindi vanno lì per sostenere poi gli esami di maturità. Perché vengono qui? Credo che sia più semplice, ecco. E vengono messi in condizioni di essere promossi, le devo dire. Credo che sia così. Ma non starebbe a lei interessarsi? No. Perché? Perché quello è un istituto privato. Io gli Ma è un'attività educativa in questo comune? Cioè, dovrebbe essere così, certo, dovrebbe essere formativa ed educativa. Però secondo lei io posso mai entrare in un istituto di questi e dire scusi ma quanti ragazzi avete, quanti ne formate, vengono qui, seguono, io sono l'assessore alla pubblica istruzione, ma qualora venissi accolta mi potrebbero stabilire un appuntamento, insomma la cosa potrebbe essere pure... Insomma, nessuno in città sembra avere interesse o voglia di scoperchiare un affare che, secondo il giornalista Paolo Picone, una delle firme più note della regione, genera un indotto come un settore industriale. È un fatto che qui arrivino tantissime persone, tantissimi ragazzi per la maturità, quindi troveranno un beneficio, a meno che non glielo facciano fare gratis, e questo non penso sia il caso perché non sono opere pie ma sono istituti privati. Se facciamo due conticini, io penso che in media siamo sui 3.000 euro, 2-3.000 euro a seconda dell'istituto paritario, istituto privato che fa fare la maturità. Se contiamo almeno 300 persone, 300 studenti in un anno, e secondo me dovrebbero essere di più per ogni istituto, la moltiplicazione è semplice. Parliamo di fatturati di milioni. Il caso dell'Istituto Papi di Pomigliano d'Arco non è né l'unico né il primo in Campania. L'industria dei diplomifici ha una lunga storia nella regione. Proprio l'anno scorso se n'era riparlato in periodo d'esami a Melito e all'Istituto Privato Voltaire di Secondigliano, periferia napoletana. Qui era emersa una vera organizzazione che prevedeva un servizio completo. Ma qua sono tutti del nord. Allora, qua sono tutti del nord. Ma cos'è, una gita scolastica? Sì, dovremmo fare l'esame. Per adesso è facile. Ah, ok. Sono tutti disposti ad aiutarci. Abbiamo pagato, però ci hanno proprio aiutato tantissimo. La questione era che ci ha colpito l'anno scorso è che ci doveva essere un patto all inclusive, perché questi ragazzi venivano portati qui da un pulmino, quelli che arrivavano con le macchine venivano prese in consegna, di solito erano anche macchine grosse, e queste macchine venivano parcheggiate o all'interno del garage dell'istituto oppure con un garage convenzionato, e questo garage non si faceva pagare. Quindi una bella organizzazione che prevedeva naturalmente l'esame, il pagamento era... Quanto doveva pagare un privatista che veniva al Voltaire per sostenere l'esame? È stato detto sui 5.000 euro. Del caso si era occupato Francesco Borrelli, consigliere regionale campano dei Verdi, con un intervento pubblico e una denuncia alla Procura di Napoli. La procura ha fatto qualcosa finora dal suo esposto? Non ho notizie, ho notizie che hanno cominciato a fare delle indagini, non ho notizie di passi avanti. A me ad oggi, nonostante sia l'autore dell'esposto, non mi hanno ancora ascoltato. Esiste anche il provveditorato agli studi, sì, regionali. Devo dire la verità, una grande delusione. Anzi, se dovessi essere cattivo direi che questo sistema è in qualche modo collaterale e in qualche modo supportato. Perché...
Le persone che fanno gli esami, tutto il corpo docente, tutto corpo docente accreditato, regolare, è campano. Quindi significa che in qualche modo, se volessimo definire in termini cattivi, è una mangiatoia a cui tutti prendono qualcosa. Così torniamo al provveditorato. Si ricorda, siamo stati qua. Ditemi voi, che vi posso dire? Sì, io devo chiederle le stesse cose perché... Io devo rispondere alla stessa maniera, come faccio? Ditemi. Lo so, gliel'ho detto già e glielo dici tu. Il santo non ci ha fatto la grazia. Impossibile parlare con la direttrice. Allora cambiamo strada. Proviamo a rivolgerci alla Commissione per la Trasparenza della Regione Campania, chiedendo a loro di assumere le informazioni che ci interessano sul Papi. E nel giro di mezza giornata, ecco il miracolo, e svelati i motivi che avevano indotto il provveditorato a prendere provvedimenti contro l'Istituto Papi. Traduciamo dal burocratese, 9 punti. Un numero di promossi inspiegabilmente alto. Strane modalità di esame non corrispondenti alle norme con alternazione dei punteggi. Commissioni d'esame impegnate nel medesimo tempo senza il personale necessario. Omesse verbalizzazioni, omesse motivazioni degli esoneri dei candidati, stranezze nei tempi di svolgimento degli esami, in particolare delle correzioni, valutazioni statisticamente improbabili e, per concludere, la scomparsa degli elaborati e degli statini, vale a dire degli stessi esami. Insomma, un bel quadro davvero quello segnalato dagli ispettori. In pratica conferma pienamente le testimonianze dei nostri ragazzi, completando una situazione sconcertante che meraviglia anche Valeria Ciarambino, eletta nel collegio di Pomigliano d'Arco. La situazione che emerge da questi rilievi non sembrerebbe essere una situazione occasionale e circoscritta, perché i rilievi fotografano una situazione, diciamo, molto compromessa a livello ampio, insomma. Quindi se questo è confermato, credo che sia una situazione piuttosto grave. Ma com'è possibile che lo stesso istituto continui la sua attività, continui a esaminare decine e decine di studenti che vengono dalla Svizzera? Nel momento in cui c'è una pronuncia del TAR che annulla la sospensione della parifica, l'Istituto Scolastico Regionale correttamente ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. Quindi adesso dobbiamo attendere gli esiti giudiziari di questa vicenda. Dopo la nostra intervista, Valeria Ciarambino denuncia al Liceo Papi e la Procura di Nola. E così per l'Istituto di Pomigliano, oltre alla pendenza amministrativa, si apre ora anche un fronte penale. C'è una domanda però che ci riporta a Lugano. È possibile che l'Istituto Fogazzaro non sapesse niente di tutto questo, mentre all'interno tutti lo sapevano, da anni, studenti, genitori e insegnanti? Ecco cosa ci risponde la direzione. Al di fuori dei rapporti professionali tra i due istituti, non siamo a conoscenza di provvedimenti definitivi di sospensione o di denunce penali per chissà quali ipotesi. Certo è che se fossero adottati provvedimenti verso questo istituto, ci riserveremo ogni adeguata misura per la tutela dei nostri studenti. Vedremo, ma al momento qualche dubbio resta sulla responsabilità della direzione del Fogazzaro, su quel signore del Papi che riscuote le rette a Lugano, in euro, e sul reale rapporto economico tra i due istituti. E ancora sulle conseguenze che questa vicenda possa avere per i ragazzi, i loro genitori e la scuola ticinese. Aspetti da non sottovalutare, secondo due direttori di licei luganesi. Ma io con tristezza reagisco, perché il liceo è una scuola impegnativa senz'altro, però anche un percorso di crescita culturale, civile, alla fine della quale si dà un attestato che si chiama maturità. Evidentemente, se posso da una parte capire sul piano umano una famiglia in difficoltà di fronte a un ragazzo che fatica a frequentare una scuola come il liceo, e quindi credo di poterlo aiutare con questa scorciatoia che prima o poi si paga. Ecco, dico con tristezza, perché il messaggio che il genitore dà è che con i soldi si possono comprare le cose. Io penso che sia un po' negativo per le scuole private come nostre, che cercano di lavorare con serietà e preparare ragazzi alla maturità federale, perché questi, non so, arrivano alla seconda liceo, vedono la difficoltà che comporta poi il liceo e vedono poi uno sbocco forse in queste scuole. Questo da un punto di vista etico, morale, ma da quello legale?
l'inganno, se provato, sarebbe commesso comunque in Italia. In Svizzera, invece, sarebbe ipotizzabile il reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, secondo l'articolo 253 del Codice Penale svizzero, nel caso in cui la maturità farlocca sia utilizzata per iscriversi presso un'università svizzera. Ma tutto questo andrebbe segnalato alla procura. Ma credo che sia assolutamente un problema da affrontare, soprattutto a tutela anche degli allievi e delle famiglie che si rivolgono magari in buona fede a questo istituto. Purtroppo la legislazione attuale non ci permette di sospendere l'autorizzazione che è stata data ad esercitare questa scuola. Quindi al momento attuale non resta che agli allievi di verificare a fondo che della qualità della formazione che viene offerta in queste scuole e del valore dei diplomi che poi andranno a conseguire. Le famiglie dovrebbero chiedersi come mai c'è una differenza fra una scuola e l'altra. Ma no, non è che se lo chiedono, lo cercano. Ma secondo... Sì, però non fanno del bene ai loro figli. Beh, è chiaro che qui le regole della scuola sono saltate, cioè crolla tutto. Questa non è mica una bella cosa. Un certificato professionale ti abilita a lavorare e questo è veramente molto grave. È una truffa verso i datori di lavoro, cioè anche perché uno ti assume perché hai una certificazione. Quella certificazione lì è fasulla o parzialmente fasulla. Ma sì, però lei ha mandato suo figlio al Fogazzaro. Sì, per noi l'anno del Fogazzaro era davvero un anno che ci serviva per portare mio figlio fuori dal buco dell'anno passerella, perché quello era il suo disegno. Poi abbiamo cercato di farlo rendere al meglio, ma comunque era un anno. E quindi, torno a ripetere, noi abbiamo fatto una scelta molto utilitaristica. Non sono contento di aver fatto questa cosa, l'ho fatta per... Non che reputo sia solo un foglio di carta al liceo, però io... Insomma, quello che sto studiando adesso non c'entra niente con quello che ho fatto al liceo. Il Fogazzaro mi ha permesso di superare l'ostacolo della maturità. Ho avuto dei problemi, ho seguito questa strada, però non la consiglio a nessuno, uno. E secondo, è davvero squallido che ci siano delle cose del genere. Maricela, è fresca, Alice, è fresca! Forza, forza, mangiate bene! Vado, avanti! Ditemi un numero a piacere. 742. 742. Può scegliere il blu, il rosso, il giallo o il verde? Giallo. Il giallo. Questo è il numero che lei ha scelto, vede? Basta fare, guarda, 21, 20, 19, 351, 352, 353, 356, 357. Ecco il vostro quadrato magico, questo è, guardi. Possiamo sommare qualsiasi riga, fila, mi dica stop. Stop. Ecco, io sommo questi quattro, guarda. Ecco il vostro 742, lo vede? Ecco, e questo numero gli vengono qualsiasi quattro, le colonne, le righe, le file e le diagonali. Adesso, se voi avete qualche studente dalla Svizzera che vuole venire qua in Italia, a Napoli, in piazza anche un centinaio per anno, ecco, così impareranno queste cose, così in Svizzera avrete 100 succi in più. Se volete venire a laurearvi, in 3 minuti vi do subito la laurea. Va bene?